Si comincia con il girone di Serie C2, il campionato regionale si comincia per il Real Quadrifoglio in quella di Cisterna. Il San Valentino torna ad essere il palcoscenico della formazione cara al presidente Thomas Martino. Buonasera quindi dal palazzetto di Cisterna, le squadre sono appena entrate in campo agli ordini del signor Antonello Pompiglio della sezione di Latina tra Real Quadrifoglio e Buonaonda. Perez Ramirez prova a cercare lo spazio per la battuta rete, poi ci ripensa, va verso Carmona, costretto poi a replicare all'indietro, prova la conclusione il numero 8 Biamonte, il capitano barbierato Valerio Scodella, all'indietro prova Perez, c'è forse anche la deviazione, era quella di Carmona, lo stesso giocatore di casa si incarica della battuta. Perez Ramirez prova a girare a rete, ora sul pallone dopo aver scambiato con Carmona, interviene Perez, prova lo spazio, prova anche la conclusione, il vantaggio del Real Quadrifoglio, si sblocca il match, ci pensa Perez Ramirez, Real Quadrifoglio 1 Buonaonda 0. Il tiro adesso ci prova Carmona, il gol del raddoppio con Andres Carmona, doppio blitz della formazione di casa. Perez Ramirez, Carmona, lo scambio delle palle, poi ancora il diagonale, la ribattuta da parte di Lorello, Perez ancora una finta con il destro, poi ci mette le mani e poi arriva Poli con una deviazione sfortunata di Biamonte, la palla che finisce in rete per la terza marcatura momentanea da parte di Perez Ramirez, c'è bisogno di avere qualcuno e poi la possibilità con Poli per andare alla battuta a rete, Carmona il pallone in mezzo, barbierato da terra ancora Gianmarco barbierato, la palla che finisce sopra la traversa, Pettinari senza esito, Violetto va a recuperare al centro, se le fa portare via il pallone da Carmona, ancora la possibilità con Andreoli e questa volta spalle alla porta, va a beffare per Capitan Biamonte, va a scaricare con Pettinari, poi ci prova barbierato Valerio, Perez Ramirez attende l'inserimento da parte di barbierato, poi invece calcia il pallone ribattuto il suo compagno di squadra nonché fratello Valerio Barbierato, poi la deviazione vincente di Pizzoli, la trova un varco per andarsene, Perez prova adesso Poli, la ribattuta di Lorello, la sua squadra proprio dall'esterno del campo, Perez Ramirez prova lo spazio per la conclusione e poi la ribattuta da parte di Lorello, finisce giù barbierato Carmona, la serie di finte, Andres Carmona e il cambio ancora nel risultato, Lorello Gianluca, Biamonte, Violetto ancora bravo nella conclusione, ora Violetto, la palla in mezzo, ancora Violetto si avventa, va a scambiare, insiste poi Bergamini, Buonaonda, barbierato Valerio con il mancino, va verso Poli che gira, sale ovviamente la pressione da parte di Poli che va a recuperare il pallone soltanto momentaneamente perché gli viene strappato, continua però ancora a pressare, va anche a calciare, lo fa in maniera insistente fino a quando calcia e il pallone termina la sua corsa in rete, Perez Ramirez, Valerio Barberato al centro, arriva Pizzoli, palla fuori, chiude il suggerimento dall'avversario Pizzoli, il diagonale Carmona, poi il tocco, c'è la deviazione proprio sul tiro di Carmona, si coordina, finisce giù, non c'è fallo, Andreoli che svirgola, si impenna con il tocco di Pezzerra, poi Fofana bravissimo a servire un piatto ghiotto per Carmona e a questo punto per lui
davvero da solo, è indisturbato, non può far altro che depositare il pallone in rete. Visiva gli schemi della Buenaonda. Pezzera, poi va a calciare Pezzera in maniera veemente, tiro di Pettinari, la risposta con il corpo, calcio di rigore, calcio di rigore, perché calcio di rigore, scusate, il tiro è il gol di Andreoli. Poli controlla un po' a fatica, poi riesce però a non perdere il pallone. Carmona, Lorello ancora, ma c'è una deviazione, calcio d'angolo, non c'è più tempo. L'arbitro Antonello Pompiglio della sezione di Latina, che ha diretto questo incontro, decide la fine delle ostilità. È il Real Quadrifoglio in camera, tre punti veramente importanti, lo fa in maniera decisionale anche quest'oggi contro il Buenaonda, 9-3 il risultato.